quello che non ho è quel che non mi manca, quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole, quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Una denuncia tutt'ora in corso, perché
Esatto, sì, fra l'altro lei semplicemente ha chiesto come mai loro mangiavano il primo, il secondo e il contorno, mentre gli ospiti o una cosa o una cosa o l'altra, perché la roba scarseggiava. E siccome Stefano lo sapeva che si è attivato moltissimo a muovere container su container di roba ne è mandata. Prima di andarmene, io lavoravo in un pastificio, ho portato 180 kg di pasta biologica al campo, non la volevano. Finché io ho fermato, non mi volevano far entrare, ho fermato due sangallesi dentro, gli ho detto io la pasta, i tipi mi hanno detto apri subito il cancello, e mi hanno fatto entrare a portare la pasta per i bambini. 180 kg di pasta biologica, sicuramente sarebbe bastata per una settimana. Ma non la volevano, perché la logica era sempre il tenere una forma di precarietà, no? Di tenere un po' legate le persone, noi ti teniamo, esatto. Era un modo, sì, un modo per me, personalmente è stata persa una grande occasione nella tragedia. Credo che adesso le responsabilità sappiamo di chi sono ed è facile, però non è che purtroppo nella vita indicando chi sbaglia risolviamo il problema. Grande colpa ce l'hanno le persone, siamo qua per questo, che hanno subito e per educazione, per buon senso, per buon stato civile non sono andate oltre a certe manifestazioni, perché credo che invece manifestare in maniera forte, decisa, concreta, con qualche sacrificio e qualche eroe ci voleva. Cioè qui all'inizio l'hanno fatto, sì. Io ho sentito un'intervista che passò qualche giorno dopo di una donna, che io le donne sono abbastanza... Sì, Rosa ci sarebbe da parlare perché le donne hanno mostrato veramente di avere... Sì, però qua mi ricordo una cosa che lei disse, a me non ci interessa, quando si parlava ancora del contributo, il 5.9, sì, sì. Il 6, allora disse, a me non ci interessa e faccio una legge per noi, perché poi il terremoto verrà dall'altra parte. Per dire cosa si era sviluppato all'inizio, tutti loro bloccarono la famosa rotonda Toselli, la rotonda del Sindaco, la bloccarono, i commercianti e la gente dicendo basta, passare niente per il centro, stavano ormai morendo le attività, tutti lo bloccarono, il sindaco arrivò con un corpo da biliardo, li portò tutti dentro la rotonda raccontandogli quattro favolette e capito, soprattutto dicendo spostiamoci sennò le macchine non passano, la gente non è abituata che tu sei lì per bloccare il traffico perché devi creare un disagio per attirare l'attenzione perché è il problema, e infatti il problema è ancora qui. Vabbè, insomma, ne abbiamo e potremmo scrivere un libro, sì, l'attenzione che avevo anche nello stesso tempo, proprio perché qui ci sarebbe da preparare. Un anno dopo il terremoto sta facendo più danni che il 20-29 maggio, quindi è il momento che qualcuno si arrenda. Con Giuliana che rappresenta quello, rappresenta perché lo rappresenta ancora, perché poi deve essere tenace e andare avanti. Pizzeria La Pace a San Carlo, che era un centro importante perché era riconosciuto, vedete, veniva anche da fuori. Quindi, sì, anche da Bologna. Quindi era importante per San Carlo stesso. Insomma, noi vediamo alle nostre spalle purtroppo quello che è la pizzeria adesso. Allora, cosa è successo dopo te? Perché siamo già un anno di distanza e credo che i risultati, aiuti, contributi, tutto quello che dico posso dire è zero, cioè il risultato oggi è zero. Sì, al momento di fatto sì, non è ancora arrivato nulla. La burocrazia è un po' lenta nel rispettare. Sì, più di voi. Esatto, sì. Perché voi vi siete rimboccati le maniche, insomma un po' di soluzioni, però avete dovuto fare tutto in proprio. Sì, noi diciamo lì per lì, subito appena è successo, eravamo un po' frastornati, non sapevamo cosa fare di preciso. Beh, vi è sparito il futuro. Sì, noi qui oltre alla pizzeria era tutta di nostra proprietà, avevamo anche la vita. Ecco, qui c'era la vostra vita qua. Sì, esatto, in 20 secondi abbiamo proprio perso casa e tutto quanto. Poi mio marito ha deciso di rimanere a San Carlo e quindi tutta l'estate si è diciamo messo in giro per vedere se trovava un altro posto, l'abbiamo trovato qui sulla statale e si è intestardito che voleva aprire prima di Natale perché è un periodo anche insomma, in cui certo. Si lavora tanto e veramente abbiamo fatto degli sforzi disumani perché tutto quello che dopo se volete andare a vedere di là che abbiamo fatto lì l'abbiamo fatto a nostre spese per quel po' che avevamo, per quello che non avevamo, indebitandoci nuovamente, certo. Ovviamente adesso non abbiamo più nulla, non ti danno neanche più tante garanzie perché prima avevamo una palazzina certo. Di 16 metri certo. E quindi soprattutto adesso insomma la fatica si sente, fortunatamente bisogna cercare di vedere i lati positivi e che comunque noi lavoriamo, quindi
l'unica forza che ci faccia famiglia, andare avanti è quello, cioè insomma lavorare quel poco, insomma quello che si è tutto lì per... Però da popolo della partita IVA di cui voi fate parte, uno siccome rispetta i propri doveri, spera anche che vengano riconosciuti i propri diritti. Al momento no, quindi siete dovuti ripartire sulla vostra volontà, sulla vostra forza, nessuno vi ha dato una mano, diciamo, in qualsiasi senso per poter ripartire con l'attività, perché poi con l'attività cioè, un piccolo contributo ci è stato dato dall'ASCOM, che è stata una donazione sì, però privata dall'ASCOM di Parma. Noi parliamo sempre di chi sì, dovrebbe farlo istituzionalmente. Poi sì, c'è stato siamo rientrati in un contributo, credo che fosse a livello regionale, però anche se la risposta l'abbiamo avuto a ottobre, sì siete rientrati perché avevate diciamo le caratteristiche per, in realtà adesso c'è tutto l'iter burocratico, magari in un momento come adesso che i soldi ci servirebbero, che ancora non si sblocca il finanziamento. Almeno un'accelerazione in questo perché senso. Perché bisogna avere tutte le documenti, tutte le carte a posto. Perché come dicevi prima la burocrazia vi ha massacrato. è quello. Quindi questo almeno burocraticamente qualcosa si potrebbe cambiare, modificare per rendere, cioè non è che chiedete poi tanto, chiedete almeno comunque di poter fare delle cose eque senza eccessivi gravami di situazioni che sono dei mattoni per voi, però mattoni non da costruire, da tenere sulla testa, insomma. Sì. Allora, siamo con Massimo, conosciuto come 5.9 magnitudo 5.9. Allora, è importante fare rete, no? Essere in contatto, è fondamentale divulgare notizie, mandare comunque proclami in giro, far sapere alla gente, vedere, vedo che ha dato tanto risultato e porta comunque conoscenza, che questo sia fondamentale. Bisogna eliminare quei protagonismi di qualcuno, eccetera, perché in questo momento tanto il problema è comune. Siamo sulla stessa barca, cercare di camminare tutte le stesse direzioni. Per forza di cose, è fondamentale cercare di evitare che nessuno rimanga indietro, quindi cerchiamo di stringerci la mano, di portarci avanti tutti insieme, per quanto è possibile. Insomma, su questo concetto di non rimanere indietro, questa zona ibrida, fra virgolette, né modenese né bolognese, ferrarese, è stata un po', come dire, trascurata, dimenticata, forse anche per poca adesione da parte di chi la abita, da chi la vive, e purtroppo si vede molto silenzio, mentre invece abbiamo problemi molto importanti, diversi da quelli del modenese, che invece al contrario di noi sta portando avanti tramite comitati, tramite associazioni, ma anche iniziative personali, delle cose che vedo danno comunque una visibilità, danno una forza. Noi ci troviamo in una situazione invece completamente diversa, perché non c'è nessuno che si espone, nessuno che porta avanti una bandiera. Anche perché l'importante adesso è mantenere alta l'attenzione, perché il rischio è quello di dimenticarsi un po' troppo in fretta e pensare, per chi è di fuori da questi confini, che comunque le cose sono risolte, non si è risolto nulla. Non si è risolto assolutamente nulla, anzi direi che siamo messi peggio del 20 maggio, perché oggi noi abbiamo dei problemi che sembrano diventati risolvibili, le aziende le stiamo vedendo, qualcosa abbiamo girato anche oggi, cioè vediamo delle aziende che sono in ginocchio, stanno vivendo coi soldi dei nonni, e questo purtroppo è la cosa peggiore, perché questo era il risparmio fatto negli anni da ciò che doveva garantire la sicurezza, mentre invece oggi si sta consumando davanti al nulla, perché non c'è la prospettiva presente di qualche cosa che domani ci dia una soddisfazione, ci dia la possibilità di uscire da quello in cui siamo cadenti. Un'altra grande preoccupazione che sta dando questa zona, almeno quello che riguarda la mia sentore, il mio pensiero, è l'abbandono che sta subendo questo territorio, perché non essendoci lavoro, non essendoci futuro apparentemente in questo momento, la gente se ne sta andando, si sta spostando altrove per andare a cercare la sopravvivenza, e questa è la cosa peggiore che penso possa succedere in un territorio, perché non c'è poi più la volontà di costruire, di riportare avanti, di rimettere assieme ciò che si è disfatto. Arriveremo anche a perdere i servizi, arriveremo ad avere le scuole vuote. Evitare una cosa di questo genere sarebbe fondamentale, secondo me. Senti, facendo un esempio metafisico, più fisico che metà, il primo impatto è stato quello di mostrare il petto, quindi sentirsi orgogliosi di poter agire, fare l'adrenalina che va a mille, che ti porta a risolvere anche delle problematiche che sono milioni di volte più importanti di quello che può pensare. Poi si arriva a una fase di stanchezza,
ora è un momento in cui forse ci si sta un po' ingobbendo, nel senso che si è un po' rassegnati nel sapere che non c'è risposta. Si sta soffrendo il silenzio e l'apatia che sta vivendo questo momento di terremoto. Siamo un popolo probabilmente abituato a reagire su, ognuno a casa sua, sì, cioè, sì. Abbiamo un fosso da scavare, prendiamo la vanga e lo scaviamo. Non siamo abituati ad appoggiarci all'esterno, a chiedere aiuto, e invece questo aiuto oggi ci è dovuto, ci perché vuole, non, da soli non possiamo metterci tanta buona volontà, non arriveremo mai. Non sarebbe neanche un aiuto, sarebbe un rispetto, perché comunque questa zona ha dato tanto a chi adesso deve corrispondere, perfetto, cioè poi alla fine poi c'è un dare e un avere. Dovrebbe esserci un dare. Per adesso è solo un dare. Per il momento abbiamo dato tanto, stiamo continuando a dare, perché tutte e due le nostre tasse le stiamo pagando, le richieste di... E delle soluzioni anche in quel senso potevano essere agevolate, nel senso facendo un blocco fiscale, cioè cercando di agevolare la zona, che non mille, vuol dire sono evadere. sono mille le iniziative che si potevano fare e che non sono state fatte. Indubbiamente il nostro gettito fiscale è fondamentale probabilmente per l'economia dello Stato, quindi ovviamente questo 1,5% di PIL, lo Stato, ne abbiamo 8 miliardi di fiscalità, per cui se già rimanevano questi in zona era già una buona cosa. Indubbiamente un'altra cosa che sembra a me dar fastidio, poi penso che anche ad altri abbiano notato, che tutto ciò che viene fatto viene dato in appalto ed esce fuori dalla nostra zona, per cui le nostre aziende che già sono in crisi si trovano adesso ancora più in crisi, perché subiscono la concorrenza indotta da queste situazioni che vengono create, che non portano guadagno a noi in modo più assoluto. Mentre noi abbiamo bisogno oggi di lavorare, cioè cerchiamo elemosine, non cerchiamo cose strane, cerchiamo solamente di poter avere il nostro futuro e che i nostri ragazzi rimangano qua, che io ho due figli a casa e una prospettiva è di uscirsene, insomma, perché qua a Ferrara non vedono un futuro, come il terremoto non ha fatto altro che peggiorare. E quindi ci troviamo in queste difficoltà e c'è un silenzio che è troppo tombale, troppo. È preoccupante. Bene, allora, diciamo che almeno due provvedimenti immediati potrebbero essere quello di ragionare, però adesso mi manca l'interlocutore in questo momento, però diciamo che il primo ragionamento più semplice potrebbe essere ragionare sul fatto della fiscalità, quindi di questo gettito poterselo gestire, che non vuol dire evadere o dire non paghiamo le tasse, assolutamente vuol dire solo avere un attimo di pazienza e dare la possibilità a una zona di riprendersi. È un investimento da parte dello Stato che fa, perché se questa zona poi domani non la facciamo ripartire, manca la fiscalità oggi, ma non avrà più quell'1,5% lo perderà per sempre, insomma. Quindi quello può essere il primo passaggio, e il secondo potrebbe essere quello comunque di usare l'Emilia, le zone terremotate, come esempio per evitare sciacallaggi e problemi in altri un campo di studio, perché è assurdo che uno Stato non abbia una situazione di emergenza davanti a una cosa di questo genere. Cioè ci troviamo oggi a 9 mesi, 10 mesi dal terremoto a studiare cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare, quando doveva essere un programma che il giorno dopo doveva scattare. Possiamo essere abbandonati in mezzo al mare, in mezzo alle onde, sperando che qualcuno ci butti un salvagente. Questa è la cosa peggiore che possa succedere. E che dire? Il silenzio deve essere rotto. Anzi, direi che non c'è nulla da dire, c'è bisogno di fare. Bisogna fare. Hanno parlato sempre dei governi del fare, questo è il momento di fare, al di là dei governi, per questo sarebbe momento. Un buon segno per la nuova politica. Sarebbe un bel segnale. Un bel segno per la nuova politica, sicuro. Che non ho è quel che non mi manca, quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti.